Bentrovati. Oggi i quotidiani regionali si accorgono di un qualcosa che è sotto i nostri occhi da molto tempo, e cioè l'Istat fotografa un indice di invecchiamento della popolazione sarda che appare ormai irreversibile nella tendenza. Il conto dice che su 1.600.000 quasi residenti, oltre un quarto, 450.000 circa, percepisce un assegno di pensione, significa che non è inserito nelle attività produttive. Indica anche che oltre un quarto della popolazione ha più di 65 anni, ma le proiezioni per il prossimo trentennio dicono che se il trend non cambia, e difficilmente cambierà, quello legato alla natalità. Ricordiamoci che in Sardegna c'è l'indice più basso dell'intero mondo occidentale, certamente dell'intera Europa. Dicevo, se questo trend non cambierà, circa la metà, anzi poco più della metà della popolazione sarda fra 30 anni avrà più di 65 anni. Questo significa un impoverimento, tra virgolette, della capacità produttiva, ma anche un'altra vicenda, cioè i servizi sanitari che devono essere erogati a chi è avanti con l'età e ha dunque bisogno di prestazioni che per patologie che sono insite, che sono fisiologiche con l'aumento degli anni, e dall'altra tutta una serie di servizi anche per chi patologie non ha. E allora da anni ci ripetiamo che occorre la istituzione di ministeri o assessorati alle politiche giovanili. Bisognerà iniziare a pensare, non è uno scherzo, non è una provocazione, a ministeri o assessorati alle politiche legate alla senilità, cioè servizi e città e paesi ripensati per i cittadini che hanno un'età sempre più alta. È purtroppo la realtà, conseguenza di tutta una serie di programmazioni e politiche. Bisogna guardarla in faccia e bisogna trovare soluzioni. Buon proseguimento.